Presentazione del bilancio sociale 2020 di BCC San Marzano di San Giuseppe, le iniziative volte al sociale finalizzate alla crescita del territorio. In questa ottica oggi la presentazione alla stampa di cinema e sostenibilità verso un nuovo modello di sviluppo. Ne parliamo con il presidente di BCC, il dottor De Palma. Allora, Di Palma, una rotta che BCC ha intrapreso verso uno sviluppo alternativo del territorio, in questo caso puntando sulla cultura, perché cinema è cultura. Sì, la presentazione di questa giornata ha proprio questo senso. Non vogliamo sciorinare una serie di numeri su quello che abbiamo fatto dal punto di vista finanziario del 2020. Quello è noto, sappiamo tutti come la pandemia abbia colpito pesantemente, specialmente il nostro territorio, e noi abbiamo fatto il nostro dovere nel 2020 di assistenza alle famiglie e alle imprese. Oggi invece parliamo di altro, parliamo proprio del core business della nostra banca, al di là dell'aspetto finanziario, cioè noi abbiamo intrapreso da tempo una strada che vuol puntare ad una banca già di per sé green, cioè noi nel giro di 2 anni diventeremo autonomi dal punto di vista della produzione dell'energia che consumiamo, abbiamo abolito l'uso della carta, quella che distrugge gli alberi, abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative, comprese le colonnine per le auto elettriche, l'uso di auto elettriche aziendali, proprio per voler dare un segnale forte della necessità sul nostro territorio in particolare di voler e di dover rispettare l'ambiente, rispettare il nostro pianeta. A fianco a questa indicazione green abbiamo la cultura. La cultura ed in particolare il nostro interesse nei confronti delle produzioni cinematografiche che ovviamente avvengano sul nostro territorio. Lo consideriamo un sistema molto importante di comunicare le bellezze, le caratteristiche del nostro territorio all'esterno, ma anche di far venire sul nostro territorio troupe cinematografiche che non lo conoscono e che possano essere ambasciatori della nostra bellezza. Quindi green e cultura, in pratica sostenibilità delle nostre attività, sono i cavalli di battaglia della nostra banca. In questa ottica, in questa direzione, il sostegno forte e pieno di BCC, lo abbiamo vissuto insieme al Sail GP, proprio come dicevo all'inizio, una rotta, un percorso alternativo per Taranto, sfruttando quelle che sono le sue risorse naturali e culturali. Assolutamente, non possiamo fare tutto da soli, questo è chiaro, e quindi cerchiamo di supportare tutte quelle iniziative che enti pubblici, privati sul territorio mettono in piedi proprio in linea con quello che è il nostro pensiero. Il Sail GP è stato proprio una di queste iniziative che ha acceso i riflettori sulla nostra bella città ed è stato perfettamente in linea con quelli che sono i nostri progetti. Paolo Sassanelli, attore e regista, il valore della cultura come strumento, come volano per lo sviluppo del territorio, una causa che ha sposato in pieno BCC, un territorio, quello di Taranto, che offre cultura e il cinema appunto rappresenta un vettore di questo sviluppo culturale. Beh, senza cultura non... che ci facciamo? Che viviamo a fare? Andiamo solo a lavorare. C'è il cinema, il teatro, la musica, la danza, la bellezza, l'arte. E... come si chiamava? Churchill diceva al suo ministro che voleva tagliare i fondi per la cultura perché c'era la guerra e avevano bisogno di risorse, e Churchill diceva: no, perché dobbiamo tagliare i soldi alla cultura? Se no che la facciamo a fare sta guerra? Per chi la stiamo facendo questa guerra? Per salvare la tradizione, per salvare la storia, ma per preservare la cultura e la bellezza. Cioè, credo che senza cultura e senza bellezza non lo so, dovremmo essere delle specie di amebe, quindi è fondamentale che... Ecco, il ruolo del cinema in questa ottica, in questa direzione? Beh, il cinema fa parte della narrazione, racconta le storie,
e quindi da sempre l'uomo ama raccontare le storie e ascoltare le storie. Ci siamo evoluti, prima raccontavamo le storie intorno al fuoco, adesso piano piano poi il teatro, poi è arrivato questa grande arte che è il cinema, e quindi raccontare le storie è la cosa più bella che l'essere umano fa. No? Anche la funzione educativa del cinema, didattica oserei dire. Ha anche questa funzione assolutamente, didattica ed educativa, il teatro anche, però riguarda sempre le storie, tu puoi essere educativo, didattico, istruire, però lo fai attraverso la narrazione, quindi raccontando una storia, perché se non è interessante la storia, quello che arriva, il messaggio magari non arriva proprio al bersaglio. Mayra Pietrocola, attrice, nel ruolo, nei vari ruoli che lei interpreta, certamente svolge una funzione culturale, perché come dicevo poc'anzi col suo collega, il cinema è un veicolo di cultura, lancia dei messaggi, degli input. Sì, esatto. E ogni volta affrontare un ruolo diverso, per noi attori si coglie anche l'occasione di studiare diverse realtà, quindi nel mio caso diverse donne che affrontano problemi diversi ogni giorno in base alla storia che si va a raccontare. Quindi sicuramente è un grande studio che si fa sulla nostra realtà e anche un modo per conoscere in più se stessi e chi si va ad incontrare man mano ogni storia che incontriamo. Antonio Stornaiolo, volto notissimo, attore e conduttore televisivo, l'anchorman dell'incontro di quest'oggi, col sorriso, con la battuta, far comprendere che il cinema è cultura, il cinema insieme con la cultura, essendo cultura, fa crescere il territorio. E sappiamo bene la realtà di Taranto e sappiamo le ricchezze culturali di Taranto che possono e devono imprimere una svolta al nostro territorio. Sei stato così bravo che io non potrei che aggiungere sì. Quindi non rispondi più. No, rispondo, sì, hai ragione, perché proprio così, come dici tu, il cinema non è solo la settima arte, ma è anche un'industria culturale di cui Taranto ha bisogno. Ho saputo che ultimamente siete entrati a far parte del circuito di Apulia Film Commission. Sì, sì. Questa è una bellissima notizia, e da napoletano trapiantato in Puglia, vivente a Bari, io non posso che attraverso una TV territoriale congratularmi con tutte e tutti i tarantini che si stanno dando da fare per questa rinascita della città. L'obiettivo è chiaro e netto, dobbiamo arrivare ad una Taranto capace di vendersi nel migliore dei modi, non è un caso che questa sia stata la capitale della Magna Grecia, quindi io sono felice. Fare marketing territoriale. Sì, 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 voi avete la possibilità di essere una delle città più belle del mondo. Adesso lavoriamo un po' sull'accoglienza, lavoriamo un po' su alcuni sulle infrastrutture e su alcuni fantasmi che vanno fugati, e poi c'ho già il claim. Taranto, compri uno e prendi due, che sono i mari, perché siete l'unica città con due mari. Facciamo così? Anzi, vengono offerti in omaggio, perché chi viene se li gode. Se li gode. Ma io infatti adesso, arrivando dal Castello Aragonese, sono andato a destra perché ho sbagliato strada. Però poi dei vigili urbani mi hanno accompagnato qui al circolo ufficiali e invece che andare sempre a destra dove si va per via Anfiteatro, andando a sinistra per venire qui in Piazza Kennedy, ho visto, forse il Mar Piccolo è quello, ma sono scenari strepitosi. Molto significativa l'iniziativa di BCC che sostiene la cultura, il cinema, come nell'incontro di quest'oggi, una realtà, una banca che non svolge soltanto quella che sarebbe la sua funzione diciamo prevalente, ma opera sul territorio e si mette a disposizione del territorio interagendo con lo stesso. Questo è un grande merito che va dato, adesso non lo dico né per piaggeria né per retorica, ma è un grande merito di BCC San Marzano quello di saper operare sul territorio con scienza e coscienza. E coscienza, come dicevano i medici di una volta. Quindi non aggiungo altro per non sembrare retorico, ripeto, ma la strada è questa. Chi può deve aiutare chi può meno.
e chi può deve anche cercare di produrre attraverso questo bilancio etico, la presentazione di questo bilancio etico, delle occasioni per poter fare rete per la città, per il territorio. Simonetta Dello Monaco, presidente di Apulia Film Commission, un evento qui in cui una banca si compenetra con le esigenze del territorio, una Taranto diversa che punta sulla cultura e quindi, puntando sulla cultura, valorizza il cinema. In questa direzione l'apporto e il supporto di Apulia Film Commission. Beh sì, la Regione Puglia ha fatto tantissimo finora per cambiare la vocazione, no, della città, o comunque innestare un nuovo percorso di sviluppo e di valorizzazione. Il cinema senz'altro può essere un valido aiuto proprio perché la sua azione è trasversale, gli impatti economici diretti e indiretti sono rilevanti e misurabili e soprattutto riescono a allargare quella che è la filiera produttiva, creativa e del turismo.